è difficile delineare un ritratto di Benedetto XVI, forse quasi impossibile, non per gli aspetti molteplici che hanno attraversato la sua esistenza, ma per il carico di complessità che la sua vita di teologo, uomo di chiesa e intellettuale ha sostenuto. Forse anche per questo, se ci fosse una colonna sonora di questa lunga traversata che il Papa Emerito ha percorso dal 1927 ad oggi, sarebbe dell'amato Mozart, di cui disse che la sua musica è un raggio della bellezza del cielo. Sarà questa inquietudine tra grazia e mistero, tra semplicità e vette di altissima complessità a caratterizzare la sua scelta vocazionale e la sua carriera dentro le gerarchie episcopali. Benedetto XVI non era solo il migliore di tutti, era il più generoso tra noi, dice trafelato un anziano porporato su Via della Conciliazione, e il prezzo di quella generosità lo ha pagato anche in termini di popolarità. Il pastore tedesco, fu il titolo del manifesto, appena salì al soglio pontificio, uno stigma, quello dell'austerità, della freddezza, che lo ha caratterizzato per tutta la vita. Troppo diverso rispetto a Giovanni Paolo II, che calcava anche i palchi rock con Bob Dylan, Joseph Ratzinger preferiva quasi il nascondimento, lo studio matto e disperato, e si sa che nella nascente epoca della cross-medialità e dei 140 caratteri, essere popolari e amati per quello che si era e non per quello che si appariva, iniziava ad essere molto difficile. Un esempio ne è la foto che per molto tempo è circolata sul web di un giovane Ratzinger a 14 anni, con la divisa da nazista che veniva collegata da numerose pagine alle presunte simpatie telleriane del pontefice emerito, dimenticando il tributo di sangue e persecuzione che lui e la sua famiglia pagarono per l'avversione al regime. Infatti, Joseph Senior, agente della gendarmeria tedesca, fu vessato e trasferito molte volte per la sua avversità alle camicie brune. E il fratello del pontefice, Georg, dichiarerà: era un acerrimo nemico del nazismo, perché credeva che fosse in conflitto con la nostra fede. Un ragazzo del Novecento, che ebbe nella fede e nella volontà di una vita ecclesiastica la vera spinta a resistere alle contingenze del suo tempo e che in pochi anni lo portò ad essere uno dei massimi studiosi. Dal 1957 in poi, dopo aver collezionato prestigiose cattedre in Germania, il suo profilo emerse a livello internazionale con la partecipazione al Concilio Vaticano II, che riformò profondamente la Chiesa. Ma il futuro, Benedetto XVI dovette fare i conti nel 1968 con la nomea di conservatore reazionario. Nel crescente clima dei moti studenteschi all'Università di Tubinga, vi fu una contaminazione di numerosi teologi tedeschi con le influenze marxiste, che si dimostravano più affini al protestantesimo luterano che al cattolicesimo. In questo clima Ratzinger non fece altro che difendere la dottrina della Chiesa, senza aggiungere o togliere niente rispetto a quanto elaborato dal Concilio Vaticano II, difendendolo tuttavia con forza, arrivando a rompere con quell'ambiente e a trasferirsi nel 1969 a Ratisbona, che raffigurò una tappa fondamentale per la sua carriera ecclesiastica, divenendo più avanti vicepresidente dell'Ateneo e successivamente vescovo di Monaco e Frisinga fino al 1977, anno della sua nomina a cardinale. Da quel momento iniziò la fase romana della sua vita, partecipò a due conclavi, quelli che elessero Papa Albino Luciani e Giovanni Paolo II, che lo nominò nel 1981 prefetto per la Congregazione della Fede, il dicastero che vigilava sulla corretta interpretazione e applicazione della dottrina cristiana. In questo ruolo di guardiano della fede rafforza il suo prestigio nelle sfere curiali che lo porteranno nel 2005, dopo la morte di Karol Wojtyła, a divenire il nuovo Papa e Vescovo di Roma, carica che manterrà fino al 2013, quando con un gesto decisivo e innovativo si dimise. Per Benedetto XVI conservare non è chiudersi, ma continuare nel solco di una tradizione leggendo i tempi e cercando di prestare fede alle scritture. In questo senso, il pontificato di Benedetto appare come antagonista alle tendenze laiciste e secolarizzanti, individuerà nel relativismo etico il vero problema da affrontare nel cuore della società occidentale. La summa più alta dell'elaborazione teologica e filosofica di Benedetto XVI è da individuarsi nel celebre discorso di Ratisbona, un discorso problematico indubbiamente, che mise in discussione l'impianto moderno della cultura contemporanea, compresa la teologia, e si scaglia contro la frammentazione della tradizione occidentale. Ragionevole credere e non si può credere contro la ragione. Se Ratisbona sconquassò il dibattito pubblico, non furono da meno le dimissioni di Benedetto XVI da pontefice. Senza dubbio, in quell'11 febbraio del 2013, Ratzinger mostrò un profondo amore e rispetto per la Chiesa, che tra scandali interni relativi a corruzione e pedofilia necessitava di una spinta innovativa che la sua appartenenza
appartenenza di lungo corso alla curia non poteva garantire. Dal momento delle dimissioni alla sua morte ha vissuto con partecipazione e separazione dei poteri il suo ruolo di emerito, passando le giornate tra preghiera, meditazione e scrittura nel suo piccolo monastero vaticano, divenuto sempre di più un punto di riferimento morale per Papa Francesco. Tra i suoi amati gatti, per cui il pontefice emerito aveva una passione grande, tanto da adottare un'intera colonia felina, la musica di Mozart, gli incontri con gli amici di sempre, si è spenta la sua esistenza. Benedetto si sta consumando lentamente come una candela. È il pensiero che già qualche mese fa un vecchio amico consegnò alle cronache vaticane. Una dipartita che apre una stagione dentro la chiesa in cui tornerà una sola veste bianca dentro le mura leonine, magari fino alle prossime dimissioni, perché tra le tante innovazioni del Papa maestro di teologia c'è quella che per il bene della Chiesa bisogna essere pronti a tutto, perché in fin dei conti il carattere mistico della fede in Dio è fatto di grandi sorprese e molta speranza. Con questo bagaglio leggero, Josef Ratzinger, ragazzo degli anni 20 e primo Papa emerito degli ultimi secoli, si è presentato davanti a quel Dio che ha interrogato molto. A Roma si dice: morto un Papa, se ne fa sempre un altro. Ma morto Ratzinger, difficilmente ne rivedremo un altro.